Ha preso il via a febbraio e proseguirà fino a giugno il progetto di educazione alla legalità promosso dal Comune e rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Si intitola La scuola e la città e nasce dal tavolo di confronto sulla sicurezza urbana delle 10 municipalità istituito in prefettura con le forze dell'ordine per accompagnare i più giovani in un percorso di cittadinanza responsabile. Il valore aggiunto, comunque l'elemento che connota questo progetto, sta proprio in un diverso contatto rispetto alle scolaresche. Non si tratta quindi di una lezione di teorica di legalità che viene svolta nell'ambito di un'aula scolastica e rimane poi confinata entro quelle mura, ma si tratta di aumentare la consapevolezza della legalità praticata, non della legalità soltanto spiegata, e che poi si concretizza anche in coinvolgimento delle famiglie, del corpo docenti e anche in esperienze che vanno fuori l'edificio scolastico. Voluta dagli assessorati alla scuola e alla legalità, l'iniziativa coinvolge circa 50 scuole del territorio in un percorso didattico articolato in diverse fasi. Dopo un primo incontro teorico e conoscitivo, gli alunni potranno osservare da vicino, con un'uscita in strada, il lavoro delle forze dell'ordine ed apprendere le principali regole di cittadinanza. Il progetto sarà diffuso attraverso una campagna di comunicazione veicolata sui canali di ANM e Videometro. Ogni forma, diciamo, di controllo del territorio ha prima di tutto bisogno di una consapevolezza di quanto sia giusto che quel territorio venga rispettato e soprattutto di quanto sia giusto che le regole che vengono insegnate a scuola siano rispettate sin da piccoli e siano conosciute e comprese nella loro natura. Ed è per questo che con la scuola e la città noi abbiamo, insieme all'assessore e alla Polizia Municipale, intrapreso un percorso che ha coinvolto 50 istituti cittadini perché la regola smettesse di essere qualcosa di esterno e diventasse qualcosa di sentito, qualcosa di vissuto. Queste sono delle vere e proprie ore di educazione nella città, attraverso chi indossa la divisa, attraverso chi si incontra in strada ed è esposto anche a tanti rischi, a tante difficoltà, che però decide di incontrare gli studenti, i piccolissimi, elementari e medie, grazie ad una vera e propria alleanza educativa, perché la tenuta di bellezza, di qualità della vita, di forza della città di Napoli passa attraverso il rispetto delle regole e anche un vivere civile e consapevole. Tutti vogliono che i giovani siano civili, però poi nessuno investe sull'educazione civica dei giovani. Noi ci siamo riusciti a costo zero, ma grazie a un investimento enorme di cuore, di passione, di professionalità con la Prefettura di Napoli e con tutte le forze dell'ordine che sono state coinvolte e che hanno detto questo sì, così bello e intenso ai giovani della città.